Ciao ragazze, è il primo video del 2011 e oggi volevo farvi vedere un metodo di applicazione che ho scoperto recentissimamente per il fondotinta minerale. Ora, quello che ci servirebbe è che io ancora non ho trovato bene dove farlo e quello che avevo usato l'altra volta l'ho buttato via. Sarebbe un cosino di plastica, io usavo il tappo dei cotton fioc per intenderci, dove poter girare il fondotinta. Quindi, non avendo quello, recuperiamo un tappo di un qualche cosa, tipo questo, potrebbe essere abbastanza grande. Uso il tappo di una cipria, per la precisione è quella l'HD di Elf. Allora, uso questo fondotinta della Kiko. Questo è il numero 5, non credo che ci sia più perché io l'avevo preso quando erano in offerta sul sito. A scatola chiusa perché il colore in realtà non si riusciva a capire. Comunque sia, verso un po' di prodotto qua, diciamo così, poi al massimo lo aggiungiamo. Prendo un pennello da fondo minerale, questo qui è il numero 45 di Sephora e io lo adoro, e prendo nebbia fissante di Neve Makeup. Allora spruzzo un po' di prodotto sul pennello per inumidirlo e poi vado a girarlo. Vedete che si forma una specie di crema. Così, e ora recupero uno specchietto. Tac, tac, tac. E incomincio. Con gesti molto, molto veloci e cercando di rimanere molto delicata. Allora, questo è leggermente più rosato del colore della mia pelle come fondotinta. Non so se si riesce a vedere un po' la differenza di colore proprio. Ora ne versiamo. Ancora un po', il pennello è ancora bagnato, quindi non lo spruzzo. Ora magari vediamo se avvicinando riuscite a vedere la differenza. Guardate, qua è dove l'ho già applicato e qua è dove non l'ho applicato. E ora vi faccio vedere. Allora, la copertura non è elevatissima perché il fondo comunque è minerale. Per aumentare la copertura non dobbiamo far altro che aggiungere un po' di prodotto. Io ne verso poco poco alla volta perché una volta che l'ho bagnato poi non posso più rimetterlo dentro. Se voi riuscite a trovare una soluzione un pochino più migliore, fatemelo sapere. Io avevo quel tappino lì dei cotton fioc che mi sembrava giusto, poi non so perché è preso dal sacro fuoco delle pulizie, l'altra volta l'ho buttato via. Allora,
Potete usare anche l'acqua per bagnare il pennello. L'unica cosa è che, essendo un fondotinta comunque in polvere, tende a essere volatile, per cui non si fissa bene sul volto. È per questo che io uso la nebbia fissante. Qualsiasi altro fissante trucco va bene, quello di MAC, quello della Kiko, qualsiasi altro. Io ho questo e quindi uso questo. Anche quello fatto in casa, che io ultimamente non sto più usando, perché l'ultima volta che io lo uso pochissimo. L'ultima volta che l'ho fatto, alla fine l'ho buttato via perché c'era della robaccia che ci galleggiava dentro nella boccetta. Tra l'altro non so come abbia fatto a entrarci. E quindi l'ho buttato via e quindi ora c'ho questo qui e non sto a rifarlo. Almeno finché non ho finito la nebbia fissante, che però mi sta piacendo molto e quindi credo che ricomprerò. Allora, sono tornata sotto la finestra, non so se si vede dalla luce sparata che ho sulla fronte. Ok. E quello che vi posso dire è che come applicazione mi piace molto, non ha assolutamente l'effetto polveroso che potrebbe avere con il fondotinta applicato con la spugnetta, per dire. E ora lo andiamo a tirare, magari. E ha una buona durata, così se poi voi avete un primer per il viso da mettere sotto è meglio. Io un primer per il fondotinta minerale non ce l'ho, e con i primer normali noto che la stesura poi del fondo minerale diventa molto difficile, rimangono dove avete steso il primer rimane segnato rispetto a dove non l'avete steso, e quindi rimane brutto l'effetto, rimane proprio brutto. Ho fatto un video di recente mettendo il primer opacizzante e poi il fondo minerale, ho avuto delle difficoltà terribili ad andare sui punti di stacco perché rimaneva tutto segnato. Non so come altro spiegarvelo, e quindi ci è voluto parecchio, 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 parecchio. Niente, a questo punto procedete poi con il trucco normale e la cipria. Potete usare lo stesso trucchetto anche con la cipria minerale per togliere l'effetto polveroso, oppure stendete la cipria normale e poi date una spruzzata veloce, lasciate asciugare e questo dovrebbe togliere, una spruzzata ovviamente del fissante, e questo dovrebbe togliere l'effetto un po' polvere se c'è. Niente, il video era molto semplice, l'avevo detto. Ciao ragazze, buon anno ancora a tutte e che questo 2011 insieme sia ancora più bello. Ciao!